Bentrovati con l'informazione di 189 News. Sono stati arrestati due sovrintendenti della Polizia Provinciale di Taranto. Tutti i dettagli subito dopo la sigla. Arrestati i due sovrintendenti della Polizia Provinciale di Taranto. Procede il contratto istituzionale di sviluppo. Terremoto in centro Italia, solidarietà da ogni parte. Il Taranto dei giovani sorprende, perde solo di misura fondi. Nuovo appuntamento con l'informazione di 189 News. Terremoto in centro Italia, arriva la solidarietà da ogni parte d'Italia. Anche la Puglia è in prima linea per aiutare gli sfollati. Il ministro Franceschini ha annunciato che gli incassi dei musei della prossima domenica andranno ai territori colpiti dal sisma. Bandiera a mezz'asta della Regione Puglia. Vediamo il servizio. Soccorsi tempestivi, volontari da tutta Italia sono giunti nella giornata di ieri nei luoghi colpiti dal sisma Amatrice, Accumoli, Arquata, che ha causato la perdita di centinaia di vite umane. Anche la Puglia ha fatto la sua parte inviando 80 volontari della protezione civile, alcuni mezzi e delle unità cinofile. Dal comune di Bari al centro di protezione civile di Rieti per Bari sono arrivati materassi, cuscini, lenzuola e quant'altro. A Taranto i sindacati USB, FIM, FIOM e WILM hanno avviato all'interno dello stabilimento ILVA una raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal violento terremoto. E ieri Monsignor Filippo Santoro, arcivescovo di Taranto, ha inoltrato una circolare per manifestare solidarietà ai terremotati. All'indomani del terremoto che ha messo in ginocchio il centro Italia, ha scritto Santoro, desidero esortare i fedeli dell'arcidiocesi di Taranto a seguire il monito di Papa Francesco, cioè quello di pregare per i tanti fratelli e sorelle coinvolti nella catastrofe, così come garantire la nostra prossimità attraverso gesti concreti di aiuto. L'arcidiocesi di Taranto attuerà le indicazioni della CEI e della Caritas Italiana per garantire un'ordinata ed efficace cordata di aiuti umanitari che non si sovrappongano e soprattutto non intralcino il lavoro di primo soccorso. In tutte le parrocchie di Taranto, domenica 18 settembre, vi sarà una colletta speciale. E ancora, la Fondazione La Notte della Taranta ha lanciato una campagna di solidarietà nella tappa di ieri di Martano, invitando il pubblico all'acquisto dei gadget della manifestazione, in modo da devolvere il ricavato alle popolazioni colpite dal sisma e alle associazioni umanitarie che stanno operando. E in omaggio alle vittime del sisma, il Lecce Calcio non ha preso parte alla manifestazione svoltasi ieri sera in piazza Santoronzo per la presentazione ufficiale della squadra. Il governo metterà in campo da oggi i primi provvedimenti, in primis lo stato di emergenza per le zone colpite e l'erogazione di 234 milioni del Fondo per le emergenze nazionali. Ascoltiamo ora le dichiarazioni del Premier Renzi. La macchina operativa istituzionale del volontariato si è messa in moto con grande decisione e determinazione. Vorrei che a tutti e a ciascuno arrivasse il grazie del governo, ma il grazie di tutte le italiane e di tutti gli italiani. Vorrei che arrivasse il grazie a chi ha scavato a mani nude, a chi ha lavorato per assicurare le comunicazioni, a chi ha coordinato le prime fasi dell'emergenza, che sono sempre quelle più drammatiche. Vorrei dire grazie a tutti quelli che, salvando una vita, strappando una persona dalle macerie, hanno dimostrato quanto grande possa essere il peso, la forza e l'importanza della protezione civile e del volontariato. Il comando regionale del Corpo Forestale dello Stato della Puglia è stato il primo ad inviare i suoi uomini sui luoghi dell'Italia centrale colpiti dal sisma già nel pomeriggio di ieri. Sono subito partiti da Bari 23 forestali che già dalle prime ore di stamane stanno operando ad Amatrice nella provincia reatina, cuore della zona interessata dal sisma. Ed è già pronto dalla Puglia un altro contingente di 25 unità che darà il cambio al primo. È stato predisposto anche un gruppo di forestali pronto a succedere a quest'ultimo come terzo turno nell'attività operativa che andrà avanti fino a quando non cesseranno le esigenze di soccorso e supporto ai luoghi e alla gente coinvolti nel sisma. Soldi, cene, pesce fresco e altro per non elevare multa. In manette due sovrintendenti della Polizia Provinciale di Taranto, si tratta di Antonio Marinelli e Antonio Carrieri. Sentiamo.
Arresti domiciliari per due sovrintendenti della Polizia Provinciale di Taranto di 41 e 44 anni ad opera dei Carabinieri del Nord della Compagnia di Manduria su disposizione del GIP Patrizia Todisco per concorso in induzione indebita a dare o promettere utilità e per truffa aggravata. Avviata ad agosto 2013 dal sostituto procuratore Maurizio Carbone, l'indagine a carico dei due arrestati ha portato alla luce episodi sconcertanti. I due, abusando della loro divisa, durante controlli alla circolazione stradale e verifiche in materia di edilizia, avrebbero posto in essere una serie di omissioni ed abusi nei confronti di utenti della strada e piccoli imprenditori, chiedendo loro denaro o altri beni tra cui carne, pesce, frutti di mare, frutta ed olio, a seconda di quanto era nella materiale disponibilità dei malcapitati, per evitare di elevare contravvenzioni. Non solo, in un caso addirittura uno dei due ha festeggiato gratuitamente il battesimo della figlia nella struttura di un ristoratore di Martina Franca in cambio della mancata contestazione di un abuso edilizio. Durante una verifica presso una pescheria del litorale ionico, con la minaccia di un'ispezione con esiti sfavorevoli, avrebbero indotto il proprietario a consegnare un ingente quantitativo di pesce fresco. Numerosi gli episodi simili accertati. Ai due viene contestata anche la truffa aggravata in danno della provincia di Taranto perché mediante raggiri consistiti nell'aver falsamente siglato il foglio di presenza con l'indicazione dell'orario di uscita ed entrata, si sarebbero allontanati dal posto di lavoro senza giustificato motivo e, dopo aver attraversato il ponte girevole, avrebbero parcheggiato l'autovettura di servizio salendo a bordo di una barca a vela per farsi un giro sul natante. La stessa accusa pende su altri due sovrintendenti del medesimo corpo di polizia. L'assessore alle politiche sociali del Comune di Taranto, Jonathan Scasciamacchia, rende noto che sono aperti i termini per richiedere il contributo integrativo per il pagamento dei fitti relativi all'anno 2014. A decorrere dal 23 agosto, dichiara, si possono presentare le domande per ottenere un'integrazione del canone di locazione verso tutti i nuclei familiari aventi i requisiti che nel 2014 erano in possesso regolare contratto registrato. L'amministrazione comunale continua oramai da anni a sostenere quelle famiglie che si trovano in difficoltà a pagare il canone di locazione della casa in cui vivono. Anche nell'anno corrente il Comune erogherà attraverso fondi regionali i contributi in conto affitto. Per accedere ai contributi in conto affitto è necessario possedere determinati requisiti. Tutti i dettagli potete trovarli sul nostro sito. Il contratto di sviluppo dell'area ionica muove passi in avanti. Vediamo il servizio. Verifica delle progettualità delle piccole e medie imprese inserite nel più vasto scenario del piano strategico della provincia di Taranto nel quadro della ex legge 181. Coordinamento fra le opere strategiche pubbliche per il rilancio dell'economia ionica e le opere delle piccole e medie imprese ritenibili di interesse pubblico e collettivo nel quadro della possibile risoluzione degli squilibri socio-economici e della possibile razionalizzazione dei fondi posti in essere dall'attuale governo. Sono stati questi i temi al centro delle due giornate, ieri e martedì scorso, inserite nell'ambito del CIS, il contratto istituzionale di sviluppo, che ha attivato un sito, che ha avviato anche confronti con il privato, finora 20 le manifestazioni di interesse, e con gli enti pubblici. Referente del CIS è il vicepresidente della provincia Gianni Azzaro, ecco il suo intervento. Nelle due giornate, sia di ieri che di oggi, la provincia di Taranto sta affrontando in maniera operativa il piano strategico condiviso e al quale comunque hanno contribuito non solo la provincia ma anche i comuni della provincia di Taranto, la stessa Camera di Commercio e le stesse PMI, un piano strategico che ha l'obiettivo quello di ridurre gli squilibri economici e sociali del territorio, quindi partendo dalle opportunità che vengono date dalla legge 20 del 2015 e soprattutto dalle opportunità che viene data dal tavolo del Mise istituito da poco presso il governo. Tenuto conto che entro settembre dovranno uscire le manifestazioni di interesse nazionale per una diversificazione economica del territorio. E quindi l'obiettivo di questo piano strategico è quello di arrivare a definire un piano
naturalmente che sia il frutto di una sinergia tra il pubblico e il privato per arrivare a un nuovo modello di sviluppo dell'area ionica che sia basata sulle nostre peculiarità, ovvero quindi sul 4 modelli di sviluppo, sul turismo, sulla cultura, sull'agricoltura e sul modello della conoscenza. Divulgati i dati delle segnalazioni, pervenute al numero verde 800 894 500 per la segnalazione dei reati del mare, reati ambientali sul demanio marittimo. Sono oltre 250 le segnalazioni sino ad oggi registrate, oltre 150 sono state girate agli organi di controllo, ricevendo 35 riscontri. Le segnalazioni più frequenti riguardano rifiuti sulle spiagge, inquinamento del mare e violazioni dell'ordinanza balneare della Regione Puglia, ma anche proteste per il campeggio selvaggio, per le autovetture che distruggono il paesaggio costiero, per la musica molesta dei liri, per casi di abusivismo edilizio, dune deturpate, per il mare inquinato. Ed è tutto pronto per la terza edizione della festa USB Noi Non Dimentichiamo, due giorni 26 e 27 agosto dedicati alla situazione tarantina, in particolar modo alle morti sul lavoro e per il lavoro. Ilva e questione ambiente in primo piano, con uno sguardo ampio su tutto il mondo del lavoro. Grande spazio però anche allo spettacolo e alla musica. La prima serata si terrà domani presso Piazza Lo Jucco a Talsano a partire dalle ore 18. E l'associazione San Michele Arcangelo parteciperà oggi alla seconda iniziativa della Proloco di Capo San Vito Taranto. 10.000 passi o meno per stare bene, una scusa per passeggiare in compagnia all'aria aperta, che partirà dallo stabilimento in Viale del Tramonto alle ore 18 per poi rientrare nello stesso posto intorno alle 20. All'arrivo è prevista una grande frisellata offerta dall'associazione di intrattenimento musicale. E domani il pubblico dell'Arena della Villa Peripato si divertirà ancora con una commedia. Sul palco, nell'ambito della stagione teatrale estiva, la compagnia La Bisaccia di Sant'Egidio, che chiude la rassegna. In scena, in prima assoluta, la famiglia Bruscolin, commedia comica dialettale in due atti. Per informazioni è possibile contattare il numero 339 47 60 107. E passiamo allo sport. Il Taranto dei giovani sorprende, perde solo di misura a Fondi. Vediamo il servizio di Leo Spalluto. Adesso possiamo chiamarli i ragazzi terribili. Il Taranto dei giovani e delle seconde linee fa un figurone a Fondi nell'ultimo turno di Coppa Italia e perde 2-1 per un gol subito in pieno recupero. Ora sarà il sorteggio a definire chi passerà il turno tra gli Ionici, i Laziali e il Melfi, tutti a parità di punti e di differenza reti. Ma Papagni può esultare per la grande prova dei suoi baby. Il Taranto è sceso in campo con il 3-5-2, con il russo Makarov tra i pali, Russo, Cazzette e De Salvi in difesa, Boccadamo, Fanelli, San Pietro, Girardi e Langellotti in mediana, Magnaghi e l'ottimo Cardea in attacco. Dopo un buon avvio al 33esimo, il Fondi a passare in vantaggio. La difesa ionica sbaglia il retropassaggio con Cazzetta e innesca l'azione di D'Agostino che beffa il portiere Makarov. Il pareggio del Taranto arriva al 59esimo. Fuga di Cardea, classe 2000, che entra in area e trafigge il portiere avversario con un pallonetto da veterano. Applausi. I rossoblu continuano a reggere la pressione dei laziali con il portiere Makarov e Boccadamo in evidenza. All'86esimo il Fondi potrebbe passare in vantaggio su rigore, ma un prodigioso Makarov para il penalty di Calderini. La beffa arriva al 96esimo, ad un passo dallo scadere. Tiscione approfitta di uno svarione difensivo e fulmina Makarov, ma non importa, il Taranto ha scoperto la forza dei suoi giovani. Un sorriso in più in vista del debutto in campionato di domenica sera contro il Matera. E ascoltiamo le dichiarazioni del tecnico Aldo Papagna a fine gara, realizzate da Fondi Calcio. Noi abbiamo preparato la squadra per la Serie D, per cui molti 98, 99, il 2000 che ha fatto gol, erano pronti, credo, e lo hanno dimostrato anche in questa partita, per disputare un buon campionato di Serie D. E abbiamo avuto la conferma oggi contro una squadra importante come il Fondi. Sono contento proprio per questi ragazzi. Abbiamo fatto tanto velocemente, io più volte ho sottolineato e ho dato i complimenti alla società, a Franco De Risanti che è responsabile dell'area tecnica, perché non è facile velocizzare e cambiare gli obiettivi di stagione. Comunque al momento c'è bisogno dei rinforzi, la società lo sappiamo anche noi, però siamo anche consapevoli che qualcosa di dignitoso l'abbiamo messa su come organico. Vogliamo fare bene dal punto di vista della prestazione, vogliamo dare il massimo con grande impegno, con grande sacrificio, vogliamo
onorare la maglia del Taranto, onorare i nostri tifosi che accorreranno numerosissimi, e quindi ci aspettiamo una prestazione sotto il profilo del sacrificio e del concetto di squadra importante. Atleta di Taranto ieri sera alla premiazione della 7ª edizione. Vediamo. Una serata di sport e di festa. Grandi campioni e giovani atleti, allenatori affermati e dirigenti appassionati sono saliti ieri sera sul palco del premio Atleta di Taranto. La manifestazione, ripresa dal media partner Canale 189, ha goduto del patrocinio dell'assessorato allo sport del Comune di Taranto. Tra i premiati i protagonisti di tutte le discipline sportive, i 10 atleti di Taranto scelti per la 7ª edizione da una giuria composta da 4 giornalisti sportivi e tantissimi premi speciali. Alcuni, come Roberto Vince e Thomas Fabiano, non hanno potuto partecipare alla kermesse per gli impegni sportivi in corso. Altri hanno inviato il proprio videomessaggio di saluto. Il Taranto FC, rappresentato dal dirigente Riccardo Caracuta, ha ricevuto un doppio premio per la prima squadra del settore giovanile. Accanto ai rossoblù, un premio anche per il Talsano United, la squadra composta di giovani migranti che si integrano calciando un pallone. Emozioni anche per Angelo Antonazzo, che ha annunciato sul palco il suo ritiro dal calcio giocato dopo la stagione vissuta a Martina, e per i premi alla carriera assegnati a Nicola Allegrottaglie, mottolese di nascita e vincitore di uno scudetto con il Milan, l'ex rossoblù Gilberto Dignazio e l'ex cessista della nazionale del CRAS Gemma Chiloiro. Esordio positivo ieri per Roberta Vinci al torneo WTA Premier, dotato di un montepremi di $761.000 in corso sui campi in cemento di New Haven. Ultimo appuntamento per rifinire la preparazione in vista degli US Open. La 33enne tarantina numero 8 WTA è seconda favorita del torneo Bay all'esordio. Entrata in gara direttamente al secondo turno, ha sconfitto per 62-62 in appena 57 minuti di partita la croata Anna Kongiu, numero 100 WTA. Ora nei quarti Roberta troverà la svedese Joanna Larsson, numero 96 del ranking mondiale, ripescata in tabellone come Lucky Loser. In campo maschile è slittato oggi il secondo turno delle qualificazioni agli US Open per Thomas Fabiano, che affronterà il belga Reuter. E si conclude la nostra edizione di 189 News. Vi ricordiamo che l'informazione continua in tempo reale sul nostro sito www.canale189.it, e vi rimandiamo ai nostri prossimi appuntamenti.